L'eredità contesa del Romagnolo. A Calcara, Nicola di Piumazzo reclama i beni del Romagnolo, sostenendo di essere il suo erede. Ma lo è davvero? Maltrattamenti e sottrazione di beni. A Monteveglio, Piccinino è accusato dalla moglie Giacoma di molestia e sottrazione dei beni. La vicenda si svolge nel 1384, un dramma del passato ancora oggi attuale. Animale morto, Lorenzina processo. A Castello di Serravalle, Tixella accusa Lorenzino per la morte del suo animale. Sentite i testimoni da entrambe le parti. Arriva la sentenza. Buongiorno e benvenuti all'edizione di oggi del Valsa TG. Con la prima notizia andiamo a Piumazzo. Nicola, il presunto erede del Romagnolo, reclama la sua eredità. I beni sono custoditi da tale Gerardo, che però dubita della sincerità di Nicola. Ci racconti i fatti, Francesca Padure. Questa è la storia di un'eredità contesa tra Nicola e Gerardo. Siamo nell'anno 1436 e a Piumazzo Nicola, il presunto erede del Romagnolo, un nobile della zona che è venuto a mancare qualche anno prima, si presenta dal vicario per reclamare la sua eredità, detenuta fino a quel momento da Gerardo, attuale marito della vedova del Romagnolo, in virtù di un documento firmato da un tale Giovanni Boccadiferro, dei signori di Piumazzo. Sarebbe però lo stesso Boccadiferro ad aver autorizzato Nicola a reclamare l'eredità del Romagnolo. Tocca al vicario sbrogliare la complicata matassa. C'è molta incertezza su come potrebbe finire. Proviamo a sentire alcuni testimoni. Cosa ne pensate della vicenda? Thank you.
La verità è che purtroppo non abbiamo nessuna informazione sulla conclusione del processo. Non siamo quindi in grado di dire se Nicola fosse veramente l'erede del romagnolo e quindi se ricevette o meno i beni che reclamava. Il mistero quindi rimane. Questo è tutto da Piumazzo, linea allo studio. Nel tribunale di Monteveglio si svolge il processo contro Piccinino, accusato dalla moglie Giacoma di maltrattamenti e di sottrazione dei beni. La vicenda si svolge nel 1384, un dramma del passato ancora oggi attuale. Ci racconti infatti il nostro inviato Nick Sagurioli. Buongiorno, sì, sono proprio in collegamento dal Tribunale di Monteveglio dove si sta svolgendo il processo contro Piccinino accusato dalla moglie Giacoma di maltrattamento e sottrazione di beni. Sentiamo alcuni momenti dell'interrogatorio di Giacoma. Donna, chi siete? Signor vicario, io sono Giacoma e un tempo ero maritata con Sandro Bili di Bazzano, che poi mi lasciò, e ora sono moglie di Piccinino di Monteveglio. Sono venuta davanti a voi per presentarvi la mia supplica. Piccinino, il mio attuale marito, è molto più giovane di me ed essendosi innamorato di un'altra mi percuote e mi minaccia. Mi ha anche mandato via di casa, casa che mi apparteneva, in quanto mi era prevenuta con la restituzione delle doti da parte del mio primo marito. Inoltre mi ha portato via molte altre cose che si rifiuta di restituirmi. Io mi rivolgo a voi perché facciate in modo che Piccinino mi restituisca i miei beni. Come vedremo, durante il processo Piccinino confermerà più volte quanto dichiarato da Giacoma e ammetterà non solo che aveva un amante più giovane, ma anche che picchiava Giacoma. Inoltre, conferma di essersi appropriato delle sue terre e di altri oggetti da lei posseduti. Ascoltiamo alcuni stralci degli interrogatori fatti dal vicario, coadiuvato dal notaio. Giacomo afferma che tra i beni dell'eredità che il primo marito le ha lasciato c'era una casa posta in Monteveglio e c'era una terra con sopra degli edifici e coltivata a vigne di 9 tornature, in località detta Sarmera. E voi, Piccinino, cosa dite in merito a ciò? Che non lo credo. Inoltre Giacomo afferma che ebbe la metà di detta casa come sua, ormai da 15 anni e oltre. E voi, Piccinino, cosa dite? Non lo credo. Inoltre Giacomo afferma che tra i suoi beni c'era una pezza di terra boschiva di 3 biolche, posta mo a Monteveglio, in località detta Al Monte. Lo credo. Inoltre che quando prese marito Piccinino, lo stesso Piccinino non possedeva nulla. Non lo credo. Inoltre che quando Giacomo prese Piccinino in marito, essa aveva la predetta casa nella quale portò Piccinino e le cose che erano a lei pervenute dalla predetta eredità e in primo luogo un tinazzo delle capacità di 3 castellate, ma deve avere per la riparazione del detto tinazzo 45 soldi di bolognini. Inoltre un cassone per riporvi frumento. Lo credo. Inoltre Giacoma possedeva una catena da fuoco, un guanciale stretto, 9 setacci, un paiolo. Non lo credo. Inoltre Giacoma ritiene che voi Piccinino abbiate ottenuto dalle sue pezze di terra nel presente anno 12 corbi di frumento. Lo credo. Da 8, delle quali pezzi di terra, Giacomo deve avere 3 corbi di frumento. In attesa del verdetto abbiamo sentito alcuni testimoni, tra cui le due sorelle di Giacomo. Delle dichiarazioni molto scioccanti. Lei e la sorella di Giacomo, si era accorta di questo disagio? Sì, ho visto mia sorella spesso con dei lividi, l'ho sentita urlare, voleva presentare denuncia, ma aveva troppa paura. A lei, invece, risulta che le proprietà siano di Giacomo, come lei stessa ha dichiarato? Sì, mi risulta, perché le proprietà sono della nostra famiglia. Di recente siamo andati a far visita a Giacomo e abbiamo visto dei frammenti di bicchiere. Poi abbiamo visto Piccinino molto agitato. Abbiamo qui un altro testimone al quale chiediamo, dal momento che Piccinino dice però che la casa non apparteneva a Giacomo da molto tempo, lei cosa può dirci in merito? Quando ho conosciuto Piccinino mi disse che la casa apparteneva a lui, che l'aveva ereditata dai suoi genitori e non dai discendenti della famiglia di Giacomo. Per me è una persona onesta e io gli credo. Sentiamo ancora un altro testimone. Le risulta che Piccinino non avesse nulla prima di sposarsi? Quando parlavo con Piccinino, lui si lamentava della sua povertà e dopo aver sposato Giacoma non si lamentò più. Ecco qui un'altra persona che può aiutarci a capire meglio. Le chiediamo, la catena di fuoco di cui si è parlato spesso nel processo, di chi era? Sappiamo che lei frequentava quella casa, ne sa qualcosa? Io so che era di Piccinino perché gliela regalai l'anno scorso per il suo compleanno e Giacomo, geloso di questo regalo, gliela rubò. Le testimonianze confermano quanto dichiarato da Giacomo, ma Piccinino non è d'accordo su molti punti, tra cui la casa e altri beni. Inoltre, nega fermamente di non possedere nulla.
Ascoltiamo dunque le conclusioni del vicario. Le testimonianze confermano quanto dichiarato da Giacomo, ma Piccinino non è d'accordo su molti punti, tra cui la casa e altri beni. Inoltre nega fermamente di non possedere nulla. Ascoltiamo dunque le conclusioni del vicario. Sentito tutto ciò, noi vicario stabiliamo che voi, Piccinino, dobbiate dare subito a Giacomo 3 corbe di frumento e un tinazzo della capacità di 3 castellate, nonché 45 soldi di bolognini che lei ha speso per ripararlo. Inoltre, d'ora in poi, non dovete in alcun modo molestare Giacomo o infastidirla riguardo quelle pezze di terra o alle cose che voi stesso avete confessato appartenere a lei. Qualora voi, Piccinino, veniate a meno di quanto stabilito, dovete pagare una multa di 25 lire di bolognini. Il vicario ha emesso la sua sentenza. Dichiara colpevole Piccinino e gli ordina di restituire i beni sottratti e risarcire Giacomo delle spese sostenute. Sentiamo un'ultima testimonianza su una questione rimasta in sospeso e rientriamo in studio. Io penso che il vicario abbia parlato bene, però è rimasta in sospeso la questione della casa. E secondo me sarebbe giusto che andasse a Giacomo. Per ora da Monteveglio è tutto. Vi restituisco la linea. Andiamo infine a Castello di Serravalle nell'anno 1378. In quell'anno si ricorda il processo davanti al vicario tra Tixelle e Lorenzino per la morte di una scrofa. Ascoltiamo i fatti con Giorgia Stagni. Questo è un caso di cronaca che ha fatto molto scalpore nella località di Serravalle. Si tratta di un caso giudiziario tra due noti popolani dell'epoca, Tixelle e Lorenzino, che si sono trovati davanti al vicario per via della morte di una scrofa. L'animale, di proprietà di Tixello, tornando dal pascolo, si era introdotto nel campo di Lorenzino, dove era stato morsicato da un cane e alcuni giorni dopo, probabilmente per un'infezione, è morto. Il proprietario della scrofa si è quindi rivolto al vicario per ottenere un risarcimento per la morte dell'animale. A processo Lorenzino. Vediamo una ricostruzione. Il vicario è seduto al suo banco, con a fianco il notaio, intento a scrivere, e il nunzio nelle vicinanze, pronto a fare il suo dovere. Si presenta a lui un certo Tixello. Voi chi siete? Signor vicario, sono Tixello del Fiù Pietro di Serravalle e sono venuto da voi per raccontarvi quello che mi è successo. Parlate! Nel mese di novembre appena passato è accaduto un fatto. Tixello racconta che un giorno era di ritorno dal pascolo con alcuni animali, tra i quali c'era anche una scrofa e proprio tale scrofa si introdusse in un pezzo di terra di un certo Lorenzino, che accortosi dell'accaduto comincia ad urlare. Cani, venite, venite, venite subito qui! A quell'incitazione arrivò un cane che morse proprio la scrofa e successivamente un certo Giacomo andò ad avvisare Tixello di quanto accaduto. Tixello, Tixello, la tua scrofa è stata ferita dai cani di Lorenzino, vai a prenderla da lui! Tixello corse nel terreno di Lorenzino e trascinò su una carriola la scrofa, la portò a casa e qui la scrofa purtroppo morì. Tixello si disperò. Povero me, la mia scrofa che vale 5 lire di bolognini, come faccio adesso? Devo andare subito a chiedere giustizia. Lorenzino è colpevole della morte della mia scrofa. Tixello è ora in piedi davanti al vicario e ha appena finito il suo racconto. Signor vicario, avete compreso quello che mi è successo? Io adesso chiedo che voi obbligate Lorenzino a darmi 5 lire di bolognini per il danno che mi ha recato. Nunzio, andate a citare in giudizio Lorenzino, perché oggi stesso compaia davanti a me. Certo, signor vicario, vado subito ad eseguire il mio compito. Poco dopo arriva Lorenzino. Signor vicario, il nunzio mi ha detto che mi avete fatto chiamare per volere di Tixello. Leggetemi in volgare l'accusa che mi fa Tixello, perché io possa comprendere. Signor notaio, leggete in volgare a costui i motivi per cui è stato chiamato in giudizio. Voi Lorenzino siete stato convocato perché siete ritenuto responsabile della morte della scrofa di Tixello. Signor vicario, è vero che ho citato i miei cani contro la scrofa di Tixello, ma in seguito al mio grido è arrivato un cane forestiero, non mio, che si è diretto verso la scrofa di Tixello e l'ha morsicata. Inoltre, quando io ho chiamato i miei cani, non l'ho fatto con l'intenzione che morsicassero la scrofa. In più, non può essere morta per causa mia o di quel morso, perché è morta dopo 5 giorni dell'accaduto. Tixello, vi assegno 3 giorni di tempo per provare le vostre ragioni. Trascorrono 3 giorni e si presentano dei testimoni. Nunzio, andate a agitare le persone che Tixello vuole che vengano a testimoniare in suo favore.
Signor vicario, ecco a lei i testimoni. Chi siete? Sono Giacomo Petrecini di Montalogno, testimone citato in giudizio d'annunzio. Ecco qui il Vangelo, giurate di dire la verità? Lo giuro. Esponete quello di cui siete a conoscenza. Signor vicario, io so che Lorenzino chiama i cani e li incitò contro la scrofa di Dixello. E così facendo, un cane forestiero sopraggiunse e andò verso la scrofa e la morsicò. E voi dove eravate per sapere ciò? Io sto venendo dai pascoli e vidi Lorenzino incitare i cani e un cane morde la scrofa. E in quale luogo è successo? In un pezzo di terra di Lorenzino, a Montalogno, nella curia di Serravalle. Quando è successo? Nel mese di novembre è appena passato. E voi quanti anni avete? 20 anni circa. E voi chi siete? Sono Petracino del Futurello e sono stato citato come testimone. Ecco il Vangelo, giurate di dire la verità? Lo giuro. Esponete di cosa siete a conoscenza. Signor vicario, io so che Tixello mi ha chiamato a casa sua e mi ha mostrato una scrofa inferma. Io l'ho toccata ed esaminata per vedere se era affetta dal morbo delle setole o da altra malattia. Io stesso l'ho poi sottoposta ad un salasso, ma so che dopo 2 giorni la scrofa è morta. Qual è stata la causa della morte della scrofa? Non lo so, signor vicario, e non so altro. Nunzio, andate a citare Tixello e Lorenzino, perché oggi, dopo l'ora nona, compaiono in giudizio per ascoltare quanto deciso in merito alla loro lite. Signor vicario, procedo subito. Arrivano Tixello e Lorenzino davanti al vicario e, presenti altri testimoni, ascoltano in piedi la sentenza. In attesa della sentenza, ascoltiamo alcuni presenti. Buongiorno, lei, Tommaso, è un amico di Lorenzino. Cosa ne pensa? Conosco Lorenzino da tanto tempo e non penso che possa compiere un'azione del genere. Anche lei, Gianluca, conosce Lorenzino. Cosa ne pensa di questa vicenda? Sì, conosco Lorenzino fin da piccolo e gestisce perfettamente il suo cane, che, per come lo conosco io, è docile e non aggressivo. Lei, Sara, ha assistito all'episodio o si è basata sul racconto di qualcun altro? No, non ho visto la scena. Ero a casa ammalata e questa vicenda me l'ha raccontata Eleonora. Allora, Eleonora, visto che lei ha assistito a questo episodio, ci racconti cosa è successo? Mi trovavo ai piedi di un colle, a pochi metri da me si trovava Lorenzino, con i cani e la scrofa di Tixello. A un certo punto è arrivato un cane forestiero e ha morso la scrofa di Tixello. Ascoltate bene la mia sentenza. Noi, signor vicario di Serravalle, vista la richiesta fatta da Tixello, che chiede a Lorenzino il risarcimento di una scrofa, e vista la comparsa in giudizio di Lorenzino, che nega, e considerato che il termine dato alle parti per provare le loro ragioni è scaduto, e sentiti i testimoni, dichiariamo e sentenziamo che il detto Lorenzino deve essere assolto e Tixello condannato al pagamento delle spese processuali. E questo perché Tixello non ha provato pienamente che la morte della scrofa è avvenuta a causa del detto Lorenzino. Abbiamo sentito la sentenza pronunciata dal vicario con la totale assoluzione di Lorenzino dell'accusa di aver ucciso la scrofa di Tixello. Le testimonianze dell'accusa non sono riuscite a dimostrare la colpevolezza dell'imputato. A Tixello vengono richieste le spese processuali. Si conclude così questa vicenda, che per tante settimane ha spaccato la cittadinanza, divisa tra innocentisti e colpevolisti. Lina allo studio. Grazie Giorgia, e dal TG è tutto. Grazie per averci seguito e arrivederci.